Allora, sono qui con Solidox e volevo far vedere un metodo interessante per creare il mozzo, per esempio, di una puleggia con razze ellittiche, dunque con una puleggia creata, che devo avere un grezzo creato tramite fonderia. Ok, dunque. L'ho pensato con l'idea più semplice possibile e meno quote possibili, con più vincoli possibili, no? Che poi alla fine dovrebbe essere la cosa più importante. Allora, prendiamo sul piano superiore, nuovo schizzo, e vado a disegnare un cerchio. Ok? Questo qua facciamo che sia 80. Ok? Sì. Io posso poi a questo punto funzione, vado in estrusione. A questo punto, naturalmente piano intermedio, facciamo, non so, facciamo 80 anche questo, sformato i soliti 3 gradi e faccio così. Ok. A questo punto io posso riprendere questo schizzo qua e vado di nuovo in estrusione base. Questa volta in estrusione base vado naturalmente meno, mantengo sempre questa, ipotizziamo, facciamo 10, facciamo 10, ok? Però facciamo anche funzione sottile, mettiamo piano intermedio perché gli devo dare un po' di ciccio dentro, ok? E dunque in realtà 10, 10 è come se io, come raggio ho 10 e qui ho 10, se io vado a misurare da qui a qui ho 10, però poi questo è 100 e questo qua, vabbè, perché è un pochino di meno, però 80, 100, 10, 10. Ok, a questo punto cosa che faccio? A questo punto vado qui. Raccordo, però non uso il raccordo tradizionale, uso questo. E dunque prendo questo qua che si chiama, non mi ricordo più, arrotondato completo. A questo punto cosa faccio? Clicco qui, tasto destro, clicco qui, tasto destro e clicco qui, tasto destro. E lui mi fa questo. A questo punto, che è in automatico, e che sicuramente è raggio 5. Ma è in automatico, io come cambierò le dimensioni, lui si adeguerà. Grande comando, grandissimo comando. E mi permette di non dover mettere altre quote. Stupendo. Cos'è lo scopo del disegnatore di modellazione, che disegna con uno strumento di modellatore, con un modellatore solido parametrico? Usare meno quote. Come con la messa in tavola, noi facciamo meno quote possibili, ma sufficienti, così dovremo anche portare la mentalità anche nella modellazione solido parametrico. A questo punto cosa faccio? Di nuovo vado qui, raccorda, a questo punto, sempre con questo, con l'accordo arrotondato completo, clicco, tasto destro, clicco, tasto destro, clicco. Faccio, ripeto, accordo, vediamo se arriva, completo, clicco, tasto destro, clicco col tasto sinistro, tasto destro, clicco col tasto sinistro, tasto destro. E ho il disegno in modo molto molto veloce dal mozzo. Vai. Spero di essere stato utile. Ci vediamo alla prossima. Arrivederci.